Salve a tutti e benvenuti alla presentazione di Virtual Storage Assistant, un progetto che nasce all'interno della 5G Academy, dall'intensa e proficua collaborazione di un team che è composto appunto da 5 persone con background e competenze eterogenee ma fortemente compatibili. Io sono Francesca Spano, una studentessa magistrale in psicologia applicata, poi abbiamo Carmela Vita, studente magistrale di ingegneria informatica, successivamente abbiamo Edoardo Granata, studente magistrale di Innovation e International Management, Raffaella Manfellotto, anche lei studentessa magistrale in economia aziendale, ed infine Antonio Migliulo, laureato magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni. In questa sessione andremo a riportare una sintesi di tutto il lavoro svolto negli ultimi mesi, focalizzandoci sulla definizione del problema, i due use case da noi affrontati, su aspetti tecnici di regolamentazione e di business, ed infine su aspetti psicosociali. Il nostro progetto nasce proprio dalla volontà di affrontare il problema della gestione e dell'ottimizzazione degli spazi, un aspetto questo che rappresenta uno dei problemi più frequenti e con un maggiore impatto economico nel settore logistico. La soluzione da noi proposta prevede l'implementazione di un sistema virtuale che fornisce indicazioni di stoccaggio al magazziniere e all'operatore doganale, indicazioni ad esempio dello scaffale e dell'orientamento della merce. Entrando nel dettaglio del processo, il nostro progetto prevede l'utilizzo delle HoloLens 2, di un digital twin dinamico ed infine di un algoritmo genetico euristico. Il nostro progetto prevede in particolare due use case. La nostra soluzione per i container prevede delle HoloLens indossate dall'operatore che scarica il container, con un'applicazione che permetterà di abbinare dei paralleli bipedi con un pinch-in pinch-out alle dimensioni dei polli estratti dal container. In questo modo sarà possibile numerarli e quindi avere un ordine che permetta di riempire il container così proprio come era inizialmente. Per quanto riguarda il magazzino, invece, abbiamo previsto una riproduzione 3D mediante l'utilizzo di Unreal Engine 5. Il digital twin del magazzino sarà quindi dinamico e il gemello digitale del pacco da posizionare sullo scaffale sarà ricreato tramite un QR code che viene scansionato e i dati del pacco, come ad esempio peso, altezza, larghezza e profondità, vengono forniti all'algoritmo in modo da trovare la posizione ideale, quindi quella più efficiente, per riporlo nel magazzino. Il gemello digitale del pacco viene inserito nel gemello digitale del magazzino, dando indicazione all'operatore tramite HoloLens sul percorso da seguire per collocarlo. Quando invece il pacco deve essere prelevato dagli scaffali, il processo si inverte e le HoloLens indicano all'operatore quale pacco prelevare dallo scaffale e dinamicamente questo verrà rimosso anche dal gemello digitale del magazzino. Per quanto riguarda ora gli aspetti tecnici del progetto, lascio la parola al mio collega Carmine Aveta. Salve, io sono Carmine Vita e ora vi illustrerò gli algoritmi che abbiamo utilizzato all'interno del nostro progetto. In un primo momento abbiamo utilizzato dei software per la visualizzazione 3D del magazzino e degli oggetti contenuti in esso affinché si possa ridurre lo stress sugli operatori che dovranno poi gestire questo magazzino. Abbiamo utilizzato software e strumenti per la scannerizzazione e il riconoscimento delle differenti merci contenute nel magazzino e sugli scaffali e del magazzino stesso. E poi abbiamo utilizzato algoritmi che ci permettono di risolvere il 3D bin packing problem, ossia il problema che si occupa della gestione degli spazi all'interno di un magazzino. Per quanto riguarda un focus sul 3D bin packing problem, esso è un problema di ottimizzazione dove dobbiamo posizionare diversi elementi all'interno di un numero finito di container, ognuno di questi con una differente capacità, in maniera tale però da ridurre al minimo il numero di container utilizzati. Questo problema ha molteplici applicazioni, come per esempio riempire i container per il trasporto navale, riempire camion per il trasporto su gomma e anche per riempire gli scaffali all'interno dei magazzini. Per avere una visione più chiara degli algoritmi, possiamo parlare per il primo momento del 3D Visualization Software che per ricreare in 3D il magazzino abbiamo utilizzato Unreal Engine, ossia un engine grafico che è stato sviluppato dalla compagnia Epic Games. Noi cerchiamo di riprodurre in 3D il magazzino e tutti gli oggetti contenuti in esso e di permettere anche il movimento degli oggetti all'interno del magazzino, così da semplificare il lavoro dell'operatore e ridurre anche il loro stress. Poi utilizzeremo dei software e degli strumenti per il warehouse scanning, ossia permettere
per ricreare un digital twin del magazzino in maniera molto fedele. Ovviamente utilizzeremo tutte queste tecniche di warehouse scanning all'interno del nostro software di visualizzazione 3D e poi avremo la parte di 3D bin packing dove utilizzeremo due tipi di algoritmi per risolvere questo problema, ossia un algoritmo lineare e un algoritmo genetico. Come possiamo vedere, all'interno della versione alfa dell'algoritmo, troviamo la varia definizione, in questo caso di bin, ossia del nostro scaffale, poi anche degli oggetti, delle costanti che ci permettono di avere delle costanti spaziali, ossia se il prodotto dovrà essere girato, e anche le coordinate spaziali del prodotto che dovrà essere inserito nello scaffale, oppure anche vari altri file di supporto. In un primo momento anche il file principale del nostro prodotto, ossia il file che si occupa proprio dell'immagazzinamento dei prodotti all'interno degli scaffali. E poi abbiamo anche uno stress test, ossia abbiamo allocato in un primo momento un numero di scaffali, in questo caso circa 15 scaffali, e anche un numero diverso di merci da dover inserire in ogni scaffale, circa una settantina, e possiamo vedere come nel video una volta fatto partire, che dato un numero di scaffali, un numero di prodotti, questo algoritmo ci darà come risultato lo scaffale con il miglior filling ratio, ossia che conterrà il miglior numero di prodotti all'interno e anche le loro coordinate spaziali. Per quanto riguarda invece il data flow dei dati generati sia dai nostri algoritmi che dagli strumenti che abbiamo utilizzato, possiamo vedere che in un primo momento c'è il QR code scan, che in pratica è un QR code applicato su ogni pacco che contiene tutte le informazioni riguardanti quel pacco, quindi le sue dimensioni. Questo QR code verrà poi scannerizzato e verrà utilizzato per creare il digital twin del prodotto. Le misure però del prodotto verranno poi utilizzate all'interno del nostro algoritmo di 3D per gestire al meglio la sua posizione all'interno del magazzino e verrà poi fatto vedere nel nostro 3D Visualizer software il pacco all'interno del magazzino. Tutti questi dati però verranno poi salvati all'interno di un database. Per quanto riguarda invece le HoloLens e il container, abbiamo che l'operatore tramite le HoloLens scannerizzerà anche qui dei QR code che verranno però fatti al momento per attaccarli sui pacchi tramite un'altra macchina terza. Questi QR code verranno poi inseriti all'interno di Microsoft Dynamics Guide, così da avere la miglior gestione dei magazzini e del container. In questo caso, tramite l'utilizzo di un altro sistema, il nostro Container Management System, che permetterà tra la cooperazione tra questo sistema e le HoloLens una corretta gestione dei pacchi all'interno di un container, così da avere un miglior carico e scarico dei prodotti all'interno di un container. Ora passo la parola al mio collega Antonio. L'architettura è composta da uno strato di dispositivi, principalmente HoloLens e tablet, che sono i dispositivi utilizzati dagli operatori sul posto, e videocamere, che serviranno per la sala di controllo e dunque per il controllo delle operazioni. Il secondo strato è ovviamente la rete di accesso radio, formato da un access point in tecnologia 5G. Successivamente troviamo la core network, responsabile dell'espletamento di tutte le funzioni necessarie al corretto funzionamento della rete, insieme all'edge cloud. Il cloud in loco responsabile dell'elaborazione e della memorizzazione dei dati provenienti dai dispositivi. Possiamo poi avere un collegamento opzionale con internet, utile per un possibile invio ed elaborazione dei dati ad un cloud centrale, oppure all'utilizzo di servizi strettamente connessi all'HoloLens, cioè Microsoft Dynamics 365. Si sarebbe potuto pensare di utilizzare anche un access point in tecnologia Wi-Fi, dato l'utilizzo delle HoloLens, che integrano al loro interno una connettività Wi-Fi. La scelta di utilizzare esclusivamente la connettività 5G viene dal fatto che le HoloLens possono adattarsi attraverso un dongle USB-C all'utilizzo con la connettività 5G. Questo porta ad un incremento della qualità del servizio e dell'affidabilità generale del collegamento e dell'applicazione utilizzata. Microsoft Dynamics 365 è una piattaforma cloud riservata alle aziende, che comprende sia le potenzialità delle soluzioni CRM, Customer Relationship Management, incentrate sul cliente, sia le funzioni di ERP,
Enterprise Resource Planning, utile all'intero sistema imprenditoriale. L'innovazione è data dal fatto che si tratta di applicazioni intelligenti che aiutano a migliorare la produttività dei dipendenti. Nel campo vendite, la piattaforma cloud di Microsoft offre diverse applicazioni che mirano ad ottimizzare i flussi di lavoro, come ad esempio marketing, che consente di trovare il messaggio più appropriato per un determinato target, attingendo al database nel rispetto del GDPR. O commerce, dove attraverso i suggerimenti dell'intelligenza artificiale mette in evidenza determinati prodotti, aumentando le vendite online. Altro aspetto chiave è poi l'assistenza, ottimizzabile attraverso risorse che la rendono più efficace e proattiva, come Remote Assist, che permette di organizzare ispezioni in remoto utilizzando note scritte, video e screenshot. A chiudere il cerchio ci sono le garanzie in termini di sicurezza, con un sistema che aiuta a contrastare eventuali accessi fraudolenti. Con Dynamics 365 si ha la possibilità di avere una visione a 360 gradi ed in tempo reale del proprio ambiente lavorativo. La presenza dell'intelligenza artificiale permette di anticipare la domanda in modo da agire prontamente sul mercato, contando su un archivio ricco di informazioni. Questo pacchetto applicativo contribuisce a personalizzare l'esperienza di acquisto e ad automatizzare i processi, rendendoli più veloci, ed è personalizzabile in modo che ciascuna impresa possa trovare la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Salve a tutti, sono Edoardo Granata ed insieme andremo a vedere quella che è la sezione di business. Prima di tutto iniziamo dalla struttura che abbiamo appunto previsto per questo progetto, la struttura aziendale. Abbiamo pensato ad uno spin-off. L'Università di Napoli promuove e sostiene l'attività di trasformazione, di trasformazione tecnologica e di ricerca. Ma come funziona uno spin-off? La proposta di costituzione di uno spin-off o di riconoscimento dello status di spin-off viene sottoposta al Consiglio di Dipartimento che esprime un parere per i profili di competenza. La proposta poi viene inviata al comitato tecnico dello spin-off. Organizzazione interna. Ciascuno dei soci fondatori ha apportato ed apporta un contributo tangibile all'azienda in termini di edizione. Per questo motivo presentiamo quella che potrebbe essere una divisione ideale dei ruoli dal CEO al CTO. Sono ammissibili, per quanto riguarda i fondi, alle agevolazioni, i progetti imprenditoriali aventi per oggetto la produzione di beni e l'erogazione di servizi che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche: significativo valore tecnologico ed innovativo, sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nell'ambito dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale, della blockchain e dell'IoT, valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata, quindi parliamo di uno spin-off da ricerca. I business plan possono essere realizzati anche in collaborazione con enti di ricerca, incubatori e acceleratori di impresa, quindi Digital Innovation Hub. Smart Start Italia finanzia in particolar modo business plan che vanno da 100.000 euro fino ad 1,5 milioni di euro. Le start-up richiedenti possono beneficiare di diverse agevolazioni. Prima di tutto un prestito agevolato a tasso zero per un importo pari all'80% delle spese ammissibili. L'importo del finanziamento può essere anche elevato al 90% se la start-up è interamente composta da donne o da giovani d'età non superiore ai 35 anni, oppure include almeno un esperto con dottorato di ricerca o titolo equivalente. Il finanziamento poi ha una durata massima di 10 anni. Ora lascio la parola alla mia collega Raffaella Montellotto che vi illustrerà il resto della sezione business. Analizzando i customer, la nostra proposta è rivolta a tutto il settore della logistica e in particolare alle aziende, clienti che gestiscono o che hanno un magazzino. Il nostro prodotto è rivolto infatti a tutti coloro che hanno già utilizzato un warehouse management system. Per quanto riguarda i competitor, da approfondite ricerche di mercato condotte durante i vari SAL, abbiamo individuato alcuni software simili per tecnologie e casi d'uso alle nostre idee, andando poi a delineare quali sono le nostre somiglianze e i nostri punti di forza. Abbiamo appunto visto l'Intral Virtual Process Solution, che prevede un digital twin del singolo scaffale, e il Reflex Warehouse Management System, che prevede una rappresentazione grafica del magazzino tramite mappe di calore, ma non viene fornito alcun gemello digitale. Per quanto riguarda appunto la nostra strategia, collaborando con l'Interporto e rivolgendoci ad un'impresa campione per sviluppare e perfezionare il nostro progetto, siamo fiduciosi nella riuscita della creazione appunto di una rete intorno a noi che ci permetterà nei prossimi 3 anni di spin-off di portare a termine diverse collaborazioni e di perfezionare e affinare il nostro software.
Successivamente abbiamo effettuato una strategia di web marketing. La SEO è sempre uno dei primi esempi da contare. Con questo acronimo ci riferiamo a tutte quelle attività che vengono svolte all'interno o all'esterno di un sito per consentirgli di raggiungere la prima pagina sui motori di ricerca, come Google. L'attività SEO tiene conto degli aggiornamenti di Google, degli altri motori di ricerca, degli algoritmi su cui essa si basa per consentire al sito di scalare la montagna e di raggiungere appunto con successo la cima, ovvero la prima pagina. Per ottenere la massima visibilità online e per creare una solida presenza sul web per la nostra attività, è necessario che Google valuti i contenuti nel nostro sito meglio di qualsiasi nostro concorrente. Passo la parola alla mia collega Francesca Spano. Sin dall'inizio, uno degli obiettivi chiave del nostro progetto è stato quello di porre l'uomo al centro. Abbiamo infatti scelto la mixed reality e la tecnologia del gemello digitale proprio perché l'uomo è una specie visivamente orientata. Quindi, essendo appunto una specie visivamente orientata, il 90% degli stimoli che ci arrivano al cervello provengono proprio dagli occhi e hanno una velocità di elaborazione inferiore al decimo di secondo. Un'immagine infatti raggiunge il centro del nostro cervello ancora prima di averci pensato e il linguaggio visivo quindi rimane lo strumento migliore per parlare, quello che i neuroscienziati chiamano il cervello veloce, ovvero quella parte della mente che gestisce inconsciamente e automaticamente più del 90% dei processi intellettuali e decisionali. Il fatto che le immagini quindi hanno una maggiore immediatezza rispetto alla parola scritta può tradursi in un'ottimizzazione dei tempi di lavoro e in una conseguente riduzione dello stress lavoro correlato. Questo si traduce anche con un impatto positivo sulla produttività e sull'efficienza aziendale. Nel caso delle HoloLens 2, un perfetto use case potrebbe essere proprio quello di un nuovo dipendente che deve essere formato su una nuova mansione, un nuovo lavoro da svolgere. Le HoloLens infatti permettono di mostrare all'operatore tutte le operazioni da svolgere nella massima sicurezza e semplicità. Per quanto riguarda invece i vantaggi delle altre tecnologie da noi utilizzate, in particolar modo del Digital Twin, questo essendo alla base di un ciclo di miglioramento continuo offre vantaggi specifici sia in termini di efficienza ma anche di produttività e di qualità. Partendo infatti da un modello di lavoro integrato e connesso, l'idea infatti è quella che i processi fisici sperimentali possono essere sottoposti a prove virtuali, consentendo alle aziende di individuare gli errori e i margini di miglioramento, ancor prima dell'implementazione di questi processi nel mondo reale. Questo può tradursi quindi in una riduzione del rischio, ma anche e soprattutto in un aumento della possibilità di essere creativi. La nostra presentazione finisce qui, ma per una demo dimostrativa che mostra nel dettaglio appunto il nostro prodotto, ma anche per sviluppi futuri del nostro progetto, vi rimandiamo ad altri video presenti sulla pagina dell'Academy. In attesa di aggiornamenti futuri, vi ringraziamo quindi vivamente per l'attenzione.